L'interpellanza che noi presentiamo ha preso spunto da quello che è il rapporto sulla salute mentale, quindi dei dati neutri rilevati attraverso il Sistema Informativo per la Salute Mentale, e abbiamo decisamente dei dati interessanti perché sappiamo che sono stati 767.000 gli utenti psichiatrici assistiti nel 2015, ma la cosa veramente importante, il dato quello sensibile che dovrebbe farci pensare, 369.000 di questi sono entrati in contatto per la prima volta durante l'anno con i dipartimenti di salute mentale. Addirittura il 90,3% di questi ha avuto un contatto con i servizi per la prima volta nella vita. Questo rapporto ha messo in evidenza anche altre cose, cioè quanto si spende per questa che, come vi dicevo, è evidentemente una problematica sempre più emergente nella nostra società. In un accordo che era stato firmato, un impegno sottoscritto all'unanimità dalle regioni nel 2001, ci si era impegnati a spendere il 5% rispetto a tutta la spesa sanitaria per le politiche per la salute mentale. Allora, questa percentuale del 5%, oltretutto, se noi andiamo a leggere quelle che sono delle ricerche fatte nei paesi europei, per esempio in una ricerca fatta dalla The Economist Intelligence Unit nel ranking di 30 paesi europei, noi siamo al terz'ultimo posto come governance della salute mentale. Addirittura per la World Health Organization, per la policy e le pratiche per la salute mentale in Europa, siamo al 20° posto come spesa. Quindi già questa spesa del 5% ci trova al 20° posto dietro paesi che spendono, per esempio in Gran Bretagna si spende il 13% per la salute mentale, in Francia il 10%, in Estonia il 9%. Vediamo che in Lombardia la spesa dedicata alla salute mentale rispetto a tutta la spesa sanitaria è solo il 4%. E sappiamo bene, avendo approvato nel 2016 la legge numero 15 sulla salute mentale, sappiamo bene che quello che c'è continuamente stato detto è sì, ma verrà fatta ISO risorse. Ora, mettendo insieme tutti questi dati e mettendo insieme anche quelli che sono i dati di altre regioni, per esempio l'Emilia-Romagna, che con il 4,93 è l'unica regione che sostanzialmente rispetta questo 5% determinato. Abbiamo un'Umbria addirittura prima di noi col 4,65, quindi più alto di noi. Diciamo che noi siamo già in una fascia alta, ma questo non è giustificabile in una regione come la Lombardia, che dice sempre che siamo un'eccellenza. Evidentemente questa eccellenza nella salute mentale non c'è. Allora, quello su cui andiamo a interrogare, la nostra interpellanza vuole sapere questo, è come mai, quali sono i motivi per cui in Regione Lombardia non venga rispettata questa soglia minima del 5% per cui ci eravamo impegnati. Grazie.